Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 25 febbraio 2022. Lavoro. Oggi lo sciopero nazionale dei dipendenti del trasporto pubblico in provincia di Belluno, braccia incrociate per autisti e meccanici di Dolomiti Bus. Comunque attive le fasce orarie di garanzia dalle 5.40 alle 8.10 e dalle 12 alle 15.40. Alla base della protesta la richiesta di rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 4 anni, ma anche le condizioni di lavoro sempre più difficili, come denunciano i sindacati. Vogliamo ridare voce ai tanti autisti che quotidianamente svolgono la propria attività con condizioni lavorative sempre più faticose, affermano i rappresentanti dei lavoratori, sottolineando come la professione non sia più remunerativa, visti gli stipendi assolutamente inadeguati, e non consenta più alcuna vita privata con turni e impegni insostenibili. Durante le ore di sciopero i sindacati saranno ricevuti a Palazzo Piloni dal presidente della provincia Roberto Padrine. Gli consegneremo un documento, anticipano, che riporta le ragioni dello sciopero, riassume lo stato dei trasferimenti statali alla regione e da questa alle aziende. Vi ricorderemo anche la necessità che la politica a tutti i livelli faccia la propria parte per risolvere questa lunga vertenza. 8 milioni di euro di evasione fiscale è l'ammontare quantificato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia nell'ambito di un'indagine su una serie di società fantasma che avrebbero ottenuto dei subappalti da aziende della grande distribuzione per la fornitura di manodopera. Società che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbero state create, smantellate e rimesse in piedi con diversi nomi e diverse sedi appositamente più aggirate, per aggirare gli obblighi fiscali relativi all'IVA. Le perquisizioni da parte della finanza hanno interessato anche la provincia di Belluno, oltre a quella di Venezia, Treviso, Padova, Verona, Rovigo, Udine, Brescia, Monza, Brianza, Bologna, Piacenza, Cremona, Rimini, Roma e Barletta, Adria, Trani. Sanità. Sono circa 7.000 le prestazioni che l'USL numero 1 Dolomiti dovrà recuperare da qui ai prossimi mesi. Visite ambulatoriali e interventi chirurgici saltati nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Per la riprogrammazione l'azienda sanitaria bellunese ha a disposizione 1.593.000 euro stanziati dalla regione. Il piano di recupero dovrà essere messo nero su bianco entro l'11 marzo. La politica. Verso le elezioni comunali a Belluno proseguono le trattative interne agli opposti schieramenti. La destra si è quasi del tutto compattata sul nome di Oscar De Pellegrini, che potrà contare sull'appoggio di Lega e Forza Italia. Manca ancora l'adesione formale di Fratelli d'Italia, partito con cui è in corso un dialogo. Più frammentato appare il fronte di centrosinistra, dove i nomi sul tavolo, nessuno dei quali ancora ufficiale, sono diversi. Due al momento i più papabili, quello di Giuseppe Vignato e quello di Lucia Olivotto, attuale vice sindaco. Passiamo allo sport. Hockey Alps League. Cortina sconfitto all'overtime dai campioni d'Italia dell'Asiago, 2-1 risultato finale a favore dei vicentini nella sfida disputata ieri sera all'Olimpico. Gli ampezzani conquistano quindi un punto, non sufficiente tuttavia a conservare la quarta posizione utile per l'accesso diretto ai playoff. Accesso diretto ai playoff che è invece certezza matematica per l'Asiago. Il Cortina sarà nuovamente impegnato domani sera per la sfida contro il Fassa. Pallavolo Serie 3 gioca in anticipo la Darol Logistics Belluno in campo domani sera alle 20.30 per la trasferta a Cuneo contro il Monge Gerbaudo Savigliano. DRL è chiamata a un riscatto dopo il KO di domenica scorsa contro il fanalino di coda Gamma Chimica Brugherio. Sul fronte femminile impegnate domani anche le ragazze del Belluno. Sfida a salvezza tra le mura anche le amiche del Dalmas contro l'Union Volley Jesolo, formazione che occupa il penultimo posto nella graduatoria di B2 a 4 lunghezze dalle bellunesi. Bellunesi che però non raccolgono punti dallo scorso 27 novembre. Calcio Serie D. Dolomiti Bellunesi a Est domenica. I padovani, 12esimi in classifica e distanti 7 punti dai bellunesi, sono reduci da 2 vittorie consecutive contro Ambrosiana e Montebelluna. Ancora assente nella Dolomiti capitan Corbanese, fuori per infortunio. Dolomiti che sarà impegnata anche mercoledì nel turno infrasettimanale in terra trentina contro il Levico Terme. E sempre per quanto riguarda il calcio, ieri sera si è giocato il recupero di seconda categoria, girone T, tra Castione e Tambre. Successo per 2-1 dei padroni di casa grazie alle reti di Bortotte e Darold. Tambre a segno con un autogol di Godi. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato
Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.